Fatica a coltivare la terra. Sì, però guarda che frutti. Sì, vero, poi cucinate alla nostra maniera, sai che sapore? Alla cilendana, qualcosa di irresistibile, farebbe gola anche ad un bambino. I prodotti biologici arrivano alla nostra mensa dal produttore al consumatore, dove abili cuochi li trasformeranno in cibi prelibati della nostra tradizione cilentana. Cosa hanno portato oggi? Ortaggi e verdure. Allora, collega, oggi per questi piccoli studenti cosa cuciniamo? Abbiamo questi prodotti freschi. Hai qualche idea? Ottimo, con questi ingredienti prepareremo le pietanze che mi ha insegnato mia nonna. Fusilli, molignane imbottonate, minestre strette e cicci maritati. Bene, mettiamoci al lavoro, oggi avremo tanti ospiti. Intanto i cuochi si prodigano per ultimare la cottura dei cibi. Molti profumi si diffondono nella cucina e nella sala mensa. Cibi prelibati della dieta mediterranea. Ma che cos'è? A me le melanzane non piacciono. Io avrei preferito le patatine fritte. Io non mangio. Io non mangio queste cose. Ne vogliamo hamburger, patatine, ketchup, maionese. No, no, io non mangio. Io non mangio questa roba. I cibi preparati con tanto amore non riscuotono successo, tranne che da Pietro. È buono, fidati di me. Tutti vogliono assaggiare e si rendono conto che quei cibi sono davvero buoni. Tanti bambini nel mondo soffrono la fame. Non dare per scontato ciò che scontato non è. Siamo in 6 miliardi su questo pianeta e produciamo cibo per 12 miliardi di persone. Ogni giorno, solo in Italia, vengono buttate più di 4.000 tonnellate di cibo. In Europa 50.000. Questo mentre 17.000 bambini muoiono ogni giorno di fame. Insostenibile è dire poco.